Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questa è la quinta, sesta volta che vi registro questo video. Me lo sto trascinando da quando ancora ero a Catanzaro. È il video haul degli acquisti Kiko che ho fatto con il 3 più 3. Sono andata due volte, vi parto subito facendovi vedere i rossetti che ho acquistato. Vado così random perché se no non ne usciamo più. Ho acquistato dei rossetti Velvet Passion e Gustavary Motion. Comunque, acquistandone tre, avevate in omaggio altri tre rossetti. Questa è stata la seconda volta, se non sbaglio, che Kiko ha fatto questa iniziativa. Io la trovo fantastica perché, appunto, acquistando tre prodotti, tre sono in omaggio. Il primo rossetto che ho acquistato è un Velvet Passion, il numero 305. Questi rossetti, come già sapete, hanno il packaging in oro rosa e in grigio metallizzato satinato e hanno la chiusura magnetica. Questo è il primo rossetto, il numero 305, che è un rosa corallo bellissimo, stupendo. Questi rossetti sono super confortevoli. Ora, dall'anteprima lo vedo più freddo come colore, invece è un colore abbastanza caldo e bellissimo, cioè io lo vedo, è veritiero quello che è nello stick, quello lo swatch io dall'anteprima lo vedo veramente un po' troppo freddo. Poi ho comprato sempre del Velvet Passion il numero 318. Vado veloce perché ho anche la bimba di là, non vorrei entrasse. Ed è questo prugna con una punta di fucsia. Sicuramente non è un colore estivo, però io me ne sono innamorata, è un colore molto molto elegante, mi è piaciuto veramente tanto da subito praticamente. E poi ho acquistato sempre la Velvet Passion il numero 310. Il numero 310, che anche questo è un colore molto coralloso, però rispetto all'altro è rosso con una forte componente, cioè un corallo con una componente rossa. Molto bello, però è proprio un color corallo questo, cioè è fantastico, è veramente fantastico. Io sono impazzita per questi colori quando li ho visti, quindi questi sono tipo i miei acquisti. E poi ho avuto in omaggio praticamente il Velvet Passion numero 314, ho scelto, che è questo malva molto violaceo, diciamo, definiamolo così, è proprio un viola, anzi, con una forte componente malva all'interno. Io non so quali sono i nomi di questi rossetti perché Kiko non continua a non mettere all'interno, cioè non continua a non scrivere come si chiamano, invece sul sito gli dà il nome. Comunque questo è il numero 314, che è bellissimo, ovviamente è un rossetto molto molto nelle mie corde. E poi ho acquistato, mi hanno regalato due Gustavary Motion. Allora, il primo è il 309, del quale me ne ero innamorata su un video di Miss Penny. Questi rossetti hanno il packaging così, con il bottoncino, perché subito ho trovato una forte similitudine con Craving di MAC, che è uno dei miei rossetti preferiti, ed è questo il rossetto. È un colore passepartout praticamente. Io questo appunto l'ho voluto acquistare proprio perché, avendo questa fortissima similitudine con Craving che io ho, però è un rossetto veramente da mettere in borsetta, mentre io i rossetti di MAC non tanto li porto dietro perché ho sempre un po' di timore. E poi ho acquistato, ecco, è caduto giù, ho acquistato il Gustavary Motion il numero 320, acquistato, cioè mi è stato regalato, niente, non mi entra.
E che è questo rosa corallo, appunto, che può sembrare simile al Velvet Passion, però non è simile affatto. È sempre un rosa molto su base calda ed è bellissimo, è stupendo. A parte ad essere super confortevoli sulle labbra, come vedete, si somigliano, però. Questo matte è più chiaro rispetto a questo è più scuro, veramente stupendi, io me ne sono innamorata. Quindi ora che vi ho registrato il video, non vedo l'ora di appunto metterli nella mia postazione e di poterli utilizzare, perché sapete che io lascio tutto quanto così in busta fin quando non vi faccio i video e questi me li sto trascinando veramente in giro per l'Italia. Ora tolgo questi swatch perché vi devo fare vedere la seconda andata da Kiko per gli acquisti con il 3 più 3. Allora, io ho fatto questi acquisti proprio monotematici, diciamo, tre rossetti e tre rossetti e tre matite e tre matite, proprio perché avevo voglia di prendere questi prodotti. Delle matite ho acquistato tre creamy color e ho preso altre tre creamy color in omaggio. Io ne avevo una, se non sbaglio è la 314, non ricordo. Comunque ho voluto prendere la 316. Vediamo di asciugare bene le mani per fare gli swatches in maniera decente, che è questa. È un colore bellissimo. Sono sempre questi toni sul rosa, sul malva. Sapete che io amo questi colori. Queste matite sono fantastiche perché sono tipo tatuaggio, non se ne vanno, hanno una tenuta fantastica. Poi ho preso la numero 303 e questo è un colore più nude, diciamo. Molto carina, sempre tendente al nocciola, però è un nude nocciola con una punta rosa, veramente stupenda. Queste matite, tanto che sono morbide, possono essere utilizzate anche come rossetti. E poi ho preso la numero 309. Che anche questa è un nude, però molto molto rosato, cioè questo è proprio un rosa. Questa è proprio rosa, però secondo me sta molto bene con i rossetti che ho comprato prima, che vi ho appena mostrato. Poi perché questi colori non li avevo, questo è un colore abbastanza freddo, che sulle mie labbra questo colore non sta molto bene con i miei colori, però miscelata con i rossetti giusti, secondo me si sta bene. E poi in omaggio ho avuto il numero 313. Che è questo stupendo colore, tipo un vinaccia, ecco, un color vinaccia. Questo colore io lo vedo un po' più luminoso, cioè perlescente rispetto, io vedo delle perlescenze all'interno di questo colore rispetto agli altri che non hanno assolutamente riflessi. Invece questo, non so se ve lo riesco a fare vedere dal video, però io vedo qualche perlescenza. Però è un bellissimo colore. Poi ho preso il numero 302. Anche questo dovrebbe essere sì un color nude, però è più polveroso, anche questo è un rosa nude come questo, però è un po' più polveroso come rosa, è più cupo, è più spento, ecco quei colori che piacciono a me. E poi infine ho preso la numero 315, anche questo colore. Assolutamente fantastico, che potrebbe sembrare simile a questo, però questo è molto più cupo, come vedete, questo è un po' più chiaro,
Comunque sapete che io sono malata di rossetti, di matite, di prodotti per le labbra, proprio li adoro. E poi tre di questi praticamente cioè praticamente acquistandone tre sono gratis e quindi capirete che io proprio mi ci fiondo su queste offerte. Quando ci sono veramente queste offerte io mi ci fiondo, scusatemi. Non so, c'è cioè questa salviettina umida, sto strofinando su queste matite e non se ne vanno. Cioè, giusto per farvi capire che cosa sono queste matite, che con 4,90 euro veramente uno ha un colore indelebile sulle labbra, già cioè per tutto il giorno. Sono stupende. E niente, ragazze, questo è stato sono stati i miei acquisti con questa promozione. Guardate, ancora sono colorata. E questi sono stati i miei acquisti con questa promozione da Kiko. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcosa con questa promozione, perché io veramente esco, cioè impazzisco quando vedo queste promozioni, perché poi ci sono sempre prodotti da Kiko che mi interessano, che mi intrigano, e quindi qua aspetto sempre le promozioni, perché ovviamente a prezzo intero non tanto vado. E niente ragazze, questo è tutto per questo video. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!